Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Beh, intanto c'è una notizia, che è quella che per la prima volta abbiamo fatto 2 giorni di allenamento con tutta la squadra. Sono ritornati tutti, quindi è sicuramente una notizia positiva, con tutte le difficoltà del caso, perché è chiaro che sono rientrati tutti dopo un periodo di stop di Pietro Radori, un periodo un po' più lungo quello di Kevin Martin e il ritorno un po' di Brian, dove si è fermato la settimana scorsa, e con di Filippo Baldirossi, quindi abbiamo avuto sicuramente un momento di grande difficoltà, soprattutto nella qualità degli allenamenti per quello che riguarda il poter tenere alta l'intensità. Però adesso siamo tutti. È una bella notizia e deve essere presa in maniera positiva, anche se ci rendiamo conto che non è che tornano e giocano come prima, però intanto tornano. E quindi diciamo che c'è una piccola richiesta mia da parte della squadra, quella di riuscire a convincere i giocatori, a chiedere ai giocatori di poter giocare magari pochi minuti e in quei pochi minuti dare tutto quello che hanno e quindi restringere magari il minutaggio con una rotazione che gli possa permettere di poter stare in campo senza faticare muscolarmente nessuno. Questa è la prima notizia e mi sembra quella più importante. La seconda, chiaramente giochiamo una partita contro una squadra che ha dei giocatori validi, che ha fatto un bellissimo colpo a Cremona dopo aver perso una partita in casa con Sassari, una Sassari ha fatto una grandissima gara, hanno anche loro qualche problema, però sono sicuramente pieni di giocatori con una certa esperienza e con un bel roster, molto con dei punti nelle mani, con un quadro molto atipico che assomiglia un po' a quello che avevano l'anno scorso. Questo Landry, hanno messo questo Hamilton che è una guardia che gioca da 4 fondamentalmente, adesso sto esagerando chiaramente, però un giocatore molto particolare, la durezza di Moss, un giocatore come Abbas che conosco molto bene, il modo un pochino diverso di giocare con il 4, con il 5, con Zellini e Sacchetti che si aprono, con Miga che può dare minuti, quindi insomma comunque una squadra comunque ben strutturata e con del talento. Però noi ci siamo all'inizio di questo percorso, io spero definitivo, con dei giocatori che rientrano e che possono alzare il livello qualitativo degli allenamenti e quindi di conseguenza anche quella della partita, quindi c'è da dare un grande colpo tutti insieme domani per portare a casa 2 punti, per essere un inizio di un ritorno a quello che eravamo prima a livello prettamente di squadra. Domande? Pino, hai detto finalmente al completo, non siete state probabilmente 2 settimane inizio stagione, quindi forse nessuno sa qual è il reale potenziale di questa squadra. Adesso si può cominciare a vedere quello che potrà dare. Secondo te quanti margini di miglioramento ha questa squadra, che nell'ultimo periodo sembra essersi fermata, probabilmente perché poi sul lungo periodo gli infortuni che magari sul breve puoi compensare cominciano a farsi sentire? È una squadra che al completo, viste tutte le altre, ti può consentire di raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati, cioè di stare stabilmente tra le 8 da qua in poi? Beh, io credo di sì. Credo di sì. Credo che sia un discorso oggettivo più che di presunzione o di, come dire, invece mettere le mani avanti. Io credo che questa squadra, fino a che è stata compatta insieme, ha potuto allenarsi, ha potuto dare qualità
agli allenamenti ha potuto crescere giorno dopo giorno, si è arrivato a fare, eravamo forse 11 su 13 vinte, credo, se non erro, 11 su 13 vinte, perdendo in casa con Milano e perdendo una partita così, giocata comunque di buon livello, e si stava crescendo piano piano con grande qualità di lavoro. Poi è chiaro che esistono gli infortuni, è normale che ci siano gli infortuni, è chiaro che non è che siamo stati gli sfortunatissimi, no, però diciamo che abbiamo avuto un pochino di più qualche mancanza rispetto agli altri, quindi io credo che sia una squadra che bisognerà avere ancora un attimo di pazienza, nella speranza che nessuno si faccia male, nel rimettere un po' a posto i pezzi e soprattutto nell'incrementare l'intensità e la qualità degli allenamenti per poter ritornare un po' come prima. Poi penso che abbiamo mostrato una buonissima pallacanestro. D'altronde abbiamo avuto anche delle sconfitte all'interno della stessa gara, 10, 15, 20, 25 minuti di alta qualità di pallacanestro che non sono durati 40. E adesso è il momento di farlo. C'è anche un po' la partecipazione dei giocatori, perché adesso quelli che hanno tirato tantissimo devono sapere che avranno qualche minuto a disposizione in meno, quelli che rientrano non devono pensare di entrare e hanno gerarchicamente quello che avevano prima. Adesso devono tutti quanti fare un passetto indietro per quel che riguarda l'individualismo, un passetto in avanti per quel che riguarda la disponibilità nel gruppo e nel poter dare tutto in breve tempo con la collaborazione degli altri. Okay. È stata una settimana di confronti, questa è uscita anche una situazione di mercato, cosa evidentemente non ti chiedo perché immagino che te lo chiedo, senza vuoi dire qualcosa, al di là di questo è trapelata anche una certa fiducia del club nel tuo lavoro, dopo lo staff, dopo si fa particolarmente piacere, che aiuta. Sì, chiaramente mi sembra molto importante. Prima a livello praticamente pragmatico, perché comunque aveva avuto una situazione contingente di Kelvin Marti, un infortunio così di Pietro Radori, qualche cosa invece che si trascina da tanto tempo da parte di Brian, e quindi penso che sia una buona soluzione il fatto di poter prendere, potersi muovere nel mercato per far sì di non rimanere esageratamente a piedi come nei momenti così. Poi è vero che ogni tanto quando piove grandina, perché poi magari adesso da qua in poi non succederà mai nulla, questa è la speranza, però credo che sia una qualche cosa che possa aiutare la squadra, un bel segnale del club, soprattutto anche un bel segnale per me, per lo staff e anche per i giocatori, per sapere che si vuole arrivare a qualche cosa di più. Sono stati molto bravi fino adesso in tante situazioni, i periodi di emergenza prima o poi finiscono, però anche loro sono chiamati a una buona responsabilizzazione come quella che hanno avuto sin dall'inizio nel dedicarsi alla squadra, quindi penso che se arriverà un giocatore in più debba essere ben accettato e nel stesso tempo alzare la competitività interna, quindi anche far vedere che l'obiettivo è un pochino più alto. Dalla sosta, praticamente, dalla partita di peso in avanti, da quando avete ripreso, la sensazione, la percezione, diciamo, all'esterno, è che ogni partita sia sempre stata la partita della vita per voi, da Sassari, poi a Pistoia, la partita che dovevate vincere perché altrimenti non andava. È una percezione che avete avuto anche voi all'interno e che in qualche modo avete sofferto, o comunque è una situazione con la quale si convive tutta la stagione? Ma non lo so, la domanda
io credo che tutte le partite siano molto importanti, io credo che questo campionato ha dimostrato la stessa Brescia. Qualcuno che mi diceva, ah vabbè, ma hanno perso di tanto a Sassari, e poi va a vedere quella prima, che hanno la stessa situazione senza Vitali, sono andati a vincere a Cremona, una Cremona che è andata a vincere in altri campi. Io credo che sia un campionato estremamente equilibrato. Penso che la dedizione, il senso di appartenenza, la disponibilità che tutti i giocatori danno, compreso anche un pochino di fortuna sugli infortuni o sui singoli episodi, facciano una grandissima differenza in questo campionato. Penso che ci siano tante squadre molto molto simili per quello che riguarda il valore. C'è una differenza, come c'è stata negli ultimi due anni, tra le squadre che fanno la Coppa e quelle che non la fanno, e quindi ogni partita è veramente molto molto importante. Non voglio buttare acqua al nostro mulino, però l'eccitazione di giocare una Coppa Europea dopo tantissimi anni, un saluto di una curva quando siamo entrati nella prima partita a Paladoza, del ritorno in Europa di Bologna, comunque è stata qualcosa di sentito e quindi a cui abbiamo dato tantissima importanza. E non vuol dire che non ne abbiamo dato a campionato, però che vuol dire che comunque sui due fronti ci siamo battuti tantissimo. Credo che abbia fatto veramente non selezionare nessun tipo di gara, e questo è uguale. Poi se c'è che se noi perdiamo non va bene, io penso che non vada mai bene quando si perde. Credo che però bisogna fare un discorso un pochino più a 360 gradi su chi siamo, sul percorso che stiamo facendo e sugli obiettivi poi nel lungo termine, che era quello un po' di arrivare ai playoff e di passare il turno di champion. E io credo che la squadra, dopo aver vissuto comunque tante vicissitudini, adesso sia molto mentalizzata per poterlo fare, e credo che lo possa fare. Prego. È un campionato molto equilibrato per i risultati che si vede in campo. Ovviamente è un campionato anche abbastanza particolare per quello che sta succedendo a extra campo in alcune piazze. Una l'ultima a Avellino, può anche questo cambiare un po' gli equilibri, non solo a livello di classifica per quanto riguarda l'imminente Teramente, ma anche in generale poi per il proseguo della stagione fino alla fine del playoff? Sì, anche se poi io credo che alla fine c'è tanto lupo al lupo, ma io credo che io vengo da Avellino, so che malgrado io abbia letto che il mio ex proprietario aveva qualche problema, io so che è una persona solidissima, è una persona di grandissimo rispetto, a cui io sono legato umanamente, ma di cui ho grande stima, quindi io credo che poi alla fine i problemi non ci saranno. Credo che alla fine Cantù, che ormai si dava tutti per morte, sta andando avanti con grande, come dire, anche un grande orgoglio, con grande mentalità di un territorio nel far andare avanti la squadra, e credo che questo l'abbia fatto. Ha vinto una partita importantissima contro Pistoia, ha comunque un roster magari non lunghissimo però di buoni giocatori, quindi sinceramente se succede è chiaro che va a toccare qualcosa, però io non credo che siano piazze che dopo l'allarme iniziale poi siano realmente, come dire, con dei problemi veri. Quindi poi insomma hai toccato due piazze a me particolarmente care, perché una ci ho vissuto per tre anni con tre finali in tre anni e con una bellissima tifoseria e con una proprietà comunque che è sempre stata vicina alla squadra, e stai parlando di un'altra città invece di cui io provengo, sono nato, sono cresciuto, che credo che abbia un territorio totalmente
con delle possibilità reali di poter far andare avanti la squadra nel, nel migliore dei modi. Quindi alla fin fine io credo che si lotterà fino alla fine con tutte le 16 squadre, chi per salvarsi, chi per entrare nelle 8. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.